Nasce quindi il Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri come grande soggetto di tutela, prevenzione e repressione su tutto il fronte agroalimentare, forestale e ambientale. Io qui voglio sottolineare l'importanza di un raccordo strategico di tutte le professionalità che in questi anni si sono strutturate su questa partita che sappiamo essere cruciale per il nostro Paese. Costruiamo un'operazione che da un lato efficienta, riorganizza e semplifica il quadro, dall'altro rafforza in maniera, secondo me, molto rilevante proprio la capacità dell'Italia di segnare anche in maniera sperimentale, nuova e forte in campo europeo e internazionale il fronte della tutela agroalimentare ambientale.